di quello che Perugia ha in questo periodo così significativo, che poi è un passaggio tra Medioevo e Rinascimento e che vediamo ovunque nei nostri monumenti, nei nostri palazzi, ma che possiamo andare a vedere più in dettaglio. Quindi io ringrazio Clara, ma ringrazio anche Perugia 1416 perché ha dato questa opportunità. E vi ricordo che ogni mese c'è una conferenza su temi diversi che riportano l'attenzione sul contesto temporale o sui personaggi. Pochi giorni fa c'è stata quella su Niccolò Piccinino, ce ne sarà un'altra probabilmente alla Domus Pauperum di Mario Toschi sulla povertà e sugli istituti di carità, e insomma sono tante. Per questo vi chiedo di essere vicini e di sostenere Perugia 1416, perché ha bisogno di tutti i cittadini. È una manifestazione, quella il clou che si svolge alla seconda fine settimana di giugno, dove la città sempre di più partecipa, però in realtà è un cantiere, tra virgolette, che dura tutto l'anno attraverso questi incontri, queste occasioni che sono davvero significative e molto interessanti. Quindi grazie, grazie a tutti. Lo vedete? Sì, sì, sì. Ma sono una camera di altri, adesso sto scherzando, faccio così, ecco che qui si vede, questi sono cavalieri di là, la armatura, vista per bene anche dal vetro, sì, è un'armatura del 400, non è un'armatura cinquecentesca, ma non è nemmeno il 300, quindi è 400, però si vede già dal disegno che è un disegno rinascimentale, non è un disegno. E qui è il cavaliere che sull'altra regge una lanterna, un cavallo è bandato, e poi ma che fa questa lanterna su questo cavaliere? Per di più c'è dentro la scritta abbastanza difficile da leggere, però si legge Meleagro. Chi è che la fa? Sì, va bene. Adesso aspetta. Avete visto il cavaliere? Beh, la lanterna. Non ho capito che l'hai detto sul braccio che c'aveva scritto. La lanterna. Si legge una lanterna. Anzi, ho capito il sensatore. Allora, per far vedere su questa, questo anche è l'articolo vediamo un attimo, questo qui, no, qui. I grigi anche sono tra i primi, non so se li vedete come sono geometrici, ma sono romanici, proprio almeno è secondo me, o poi ognuno interpreta come vuole. Invece questo abbiamo un disegno più dato che è molto interessante, e abbiamo, oltre l'Aquila, che anche questa è romanica, noi abbiamo qui un cavaliere stranissimo che ha il pizzetto e la coda, non ha il cappello, e tant'è vero che Mariano Rocchi lo chiama, nelle sue descrizioni, un demone. Secondo me è un falconiere semplice, ma insomma lui lo chiama demone. E quindi è questo che è sicuramente più tardo, siamo intorno alla fine del 300. Quindi la bottega si conservava, i decori, e alla fine con la stessa tovaglia ci fossero decori del 300 e del 400 che si tramandavano per generazioni. Però il vetro è splendido, per chi si intende di tessitura sono veramente, per chi l'ha fatto sia di che epoca sia o meno, sono fatti perfetti. Quindi io sono dando un'aggiunta. Ah sì, sì, qui c'è una cosa. Quindi questo pezzo lo sto tenendo in mano, la mano sinistra? Esatto. O deve essere rovinata in mezzo, l'hanno riattaccata. Vedete che c'è un altro pezzo. È stata ingrandita forse. È solo lì. Adesso faccio il giro.
contrario. È al contrario. Scusate. No, deve no, devi girare, è rovescio. Devi piegare la nave. Forse. Sì. Ecco. Dovrebbe essere così, vero? Comunque c'è scritto amore, eccolo. Vai a vedere. La rimetto come la ho messo io. E poi ce la gira, così vediamo Roma e Amore. Forse va capovolto. No, è capovolto. Le posizioni sono diverse.
l'acqua, e il bravo sputa questo fiore di cuspide della Messia, eccolo là. E qui ci sono i vicerni che si aprivano la fonte, allora la liturgia, insomma, si dice dai cristiani cattolici che il cervo che rappresenta la virtù, in questo caso nelle tovaglie d'altare, e che si abbevera alla fonte della saggezza. Questo sarebbe il significato. Poi noi sappiamo tutti che tutti questi animali provengono da culture molto più antiche, a parte il fatto che provengono dalla Palestina e dalla Siria, ma a loro volta la Siria e la Palestina li mutuavano da civiltà precedenti, quindi sono lunghissime. Io, questa è un'altra cosa, ma questo è un cano che si squarcia il petto per dare il cibo ai propri figli, tant'è vero che sotto c'è un piccolo uccellino. Questo invece noi sappiamo bene che il pellicano non si squarcia niente, ma in effetti le guglie, i gamberetti rossi, per cui sembrano sangue, ecco, tutto lì la differenza. Per loro invece era questo un simbolo quindi dell'amore di Gesù o di Dio per i suoi figli fino alla morte, no? E è molto importante, lo troviamo spessissimo nel trovare quel vicino. Poi qui sotto c'è una specie di cane brillante. E qui invece dentro c'è la parte dei motivi decorativi più importanti. Sì, adesso non è meglio girare. Se no non vedo la mano spiega, invece così non vanno meglio. Allora, qui noi abbiamo un prete che alza la croce verso stando però in piedi sulla coda del drago, dentro di Berta, perché sono due zampe. Il drago gira la testa verso il re dove c'è il prete seduto in piedi, e il prete alza la croce. È una cosa incredibile questa rappresentazione. E fai vedere che il drago sputa il fiore tricuspide, e io pensavo dell'eresia. Poi che cosa è successo? Che mia figlia mi ha fatto vedere una basilica, una chiesa che sta in Bannerina a Castel San Felice. E c'è questa leggenda di San Felice e Mauro, erano due monaci, Mauro era il padre, San Felice era il figlio, erano due monaci siriani, i quali avevano praticamente liberato la Bannerina dalla malaria, la zona almeno di Limica, sempre San Felice. Per quell'epoca si pensava che la malaria venisse da draghi che abitavano in queste paludi e con il loro fiato mefitico uccidevano le persone. Per cui la rappresentazione era che questi San Felice e Mauro avevano ucciso il drago. E come l'avevano ucciso? Con una centella sulla testa, restando dietro, tenendo immobile, stando in piedi sulla coda. Mentre il drago cercava di fuggire, loro si mettono sulla coda e lui. Io quando me la sono sentita raccontare dico, la tovaglia è uscita. Eccola qua, quindi è altro esempio, quando dici solo i scettici, ma no, per Perugini, ma no, ma perché, ma per come? No, sono Perugini, sono proprio Perugini. La prossima, è importante per noi studiosi di tovaglie Perugini, chiaramente. Comunque, esteticamente è realmente bella, affascinante. Un raffronto con un frammento di ricamo del XIV secolo, quindi del 300, e pensate che è un ricamo svizzero, però ha lo stesso atteggiamento proprio identico con questi ali un po' tipo sfrangiato, cosa che normalmente nei grifi non c'è,
era sicuramente uno dei pezzi più antichi insieme a quell'altro che vi ho fatto vedere, e quindi è degli inizi del 300 secondo me, però vabbè, se lo dice lei che è la villa che studia, non è un no, è un primo passato, no, è un primo momento proprio aggressivo, no? Come sta zampa in avanti, tutta persa di fronte, e che meno si tirano le pezze, è una specie di fontana, c'è la fontana. Sì, perché c'è la base, però con l'acqua non c'è, c'è la rosa otto petali, quella per esempio la rosa otto petali è un simbolo che noi, io non lo dico con sincerità, non so qual è il significato che prende in queste tovaglie, però è un simbolo talmente antico che qualsiasi cosa potrebbe significare. Sono chiamati pappagalli, in realtà sono dei rapaci. Delle acque. Adesso la giro per il aspetto, vi faccio vedere le altre persone, poi la metto nel soggetto. Sì, sarà meglio. No, questa qui è tagliata, questa è stata tagliata. Però tendenzialmente erano strette perché là erano massimo, tendenzialmente erano 60 centimetri, raramente più rapido. Arrivava al massimo 90 centimetri, perché erano, come ho detto prima, sono nate come tovaglie d'altare. Però dico, cioè era un'altra, si componeva così oppure? No, questo era un frammento, questo era un frammento. No, ma scusami, mi devi dire cosa è andata a fare. Pensate, cioè questo...